Siamo qui con Lino Dal Monte per parlare della fondazione Aiutiamoli a Vivere. Ci può spiegare principalmente di che cosa si occupa? Io mi occupo di volontariato per l'assistenza ai bambini in difficoltà nel mondo. Principalmente la mia attività si svolge in Bielorussia e con qualche piccolo accenno nella Repubblica Democratica del Congo e nei campi profughi della Palestina. L'attività principale è in Bielorussia perché dopo la catastrofe di Chernobyl la nostra fondazione ha iniziato ad occuparsi di questa nazione, di questi bambini in difficoltà colpiti dalle radiazioni di Chernobyl e quindi ospitando in Italia per un periodo di risanamento bambini affidandole alle famiglie italiane. Qual è la situazione che riscontrate in Bielorussia? La situazione in Bielorussia dopo la catastrofe di Chernobyl è una situazione molto grave, anche se oggi Chernobyl non fa più audience in quanto è capitato oltre 20 anni fa, però le radiazioni rimangono in continuazione. Inoltre, sommate ai problemi della radioattività e quindi di tutte le conseguenze che ha portato, ci sono i problemi di questa Repubblica che dopo il dissolvimento dell'Unione Sovietica si è trovata in gravi difficoltà di carattere economico per mancanza di lavoro, per mancanza di commesse e perché è una Repubblica che non avendo ricchezze primarie proprie non è appetibile per commerci, per scambi o per insediamenti industriali. E invece per quanto riguarda la situazione del Congo? La situazione del Congo è una situazione leggermente o completamente diversa, in quanto questo paese è un paese come tutti i paesi dell'Africa con grave problematiche di sopravvivenza, grave problematiche sanitarie e soprattutto anche in Congo esiste un problema di guerriglia, di scontri etnici, quindi è molto difficile operare e noi operiamo attraverso una missione, ci sono suore missionarie italiane da oltre 20 anni, nella zona della capitale, Kinshasa. Noi lavoriamo soprattutto in una missione a Kibondo, distante 30 km dalla capitale. I bambini che invece vengono accolti in Italia si trovano bene o sentono una nostalgia verso casa? Noi, dalla nostra esperienza, i bambini generalmente si trovano molto bene in Italia, presso le nostre famiglie. Però noi abbiamo sempre spiegato alle famiglie italiane, ma anche ai bambini provenienti dalla Bielorussia, che loro debbono ritornare nel loro paese, perché è là che debbono vivere, è là che debbono crescere. E questo è molto importante perché noi non vogliamo sottrarre popolazione infantile e le future generazioni a questo paese e le famiglie italiane hanno compreso qual è il valore dell'assistenza, della cooperazione perché non sono i loro bambini ma sono i bambini della collettività e comprendono che questi bambini debbono ritornare nel loro paese. Sì, quindi accoglienza non è sinonimo di adozione. No, assolutamente. La missione che lei volontari svolgete è fantastica. Vuole dare un annuncio ai giovani che vedranno appunto questa intervista? Io voglio invitare i giovani ad avvicinarsi a tutte le opere di volontariato. È importante capire e conoscere la realtà dell'infanzia abbandonata, non solo nei paesi stranieri, ma anche nel nostro stesso paese. È importante che i giovani siano vicini e comprendano queste realtà perché i giovani sanno parlare al cuore degli altri giovani. Noi anziani tante volte siamo già anziani, non abbiamo voce sicura, voce tranquilla e a volte non riusciamo a farci capire. Voi giovani siete la nostra speranza, siete la speranza del futuro e avete la capacità, la volontà, l'energia per migliorare queste situazioni. Ok, grazie mille per quello che oggi ci ha detto. Grazie a voi.